Il 27 maggio, dopo parecchi mesi di attesa, è stato mostrato in un evento dedicato il primo gameplay trailer di Dying Light 2. Come sempre vi invito a recuperare l'evento completo, reperibile sul canale ufficiale del franchise. Detto ciò, non avevo particolari aspettative per questo titolo, non avendo mai giocato il primo, ma devo ammettere che sono rimasto positivamente colpito. Il titolo sembra davvero divertentissimo, con molti approcci possibili e un sistema di movimento che pare essere davvero ottimo. Il protagonista, Aiden, è un uomo che ha imparato a sopravvivere in un mondo nel quale gli esseri umani sono costretti a vivere sui tetti dei palazzi, dato che in basso è pieno di infetti pericolosissimi. Il suo obiettivo è scoprire qualcosa su uno strano ricordo del suo passato. E per farlo si ritroverà in mezzo ad una sorta di guerra tra fazioni. Per quanto non chiaramente specificato come, il mondo di gioco sarà anche influenzato dalle scelte del giocatore. Il comparto tecnico del titolo, per quanto non sia di certo next gen, si presenta piuttosto bene. Gli ambienti, per quanto decadenti, sono vivi e gradevolissimi alla vista. Infatti trovo che non sia nemmeno da sottovalutare la direzione artistica, che sembra davvero aver fatto centro, soprattutto considerando il tipo di gioco di cui si tratta. Il parkour, oltre a sembrare piuttosto fluido e libero, è anche caratterizzato, a detta degli sviluppatori, da circa 2000 animazioni diverse, il doppio rispetto al primo capitolo. È stata anche mostrata una Collector's Edition per il titolo, contenente, tra le altre cose, una figure davvero bellissima. Insomma, sono rimasto davvero sorpreso da questo Dying Light 2, che sembra essere non solo divertentissimo, ma anche molto curato e visivamente ottimo. Ovviamente ancora non possiamo sapere come sarà pad alla mano, ma le premesse, bisogna dirlo, sono molto molto interessanti. Grazie a tutti per l'attenzione, spero tantissimo che abbiate apprezzato questo video. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di ciò che abbiamo visto, se volete. Il fine del mio video è parlare con voi, creare una discussione, quindi mi farebbe veramente piacere parlare di tutte queste conferenze, che ancor prima delle 3 ci stanno offrendo un sacco di sorprese interessanti. Grazie ancora a tutti, ragazzi, alla prossima.